Buon pomeriggio agli studenti che abbiamo la fortuna di avere qui con noi questo pomeriggio. Buon pomeriggio anche a chi ci segue da casa, agli studenti che non sono potuti venire, alle famiglie. È veramente un piacere, sempre un piacere stare qui con voi e festeggiare questo giorno con gli studenti dei vari programmi, il programma Debi, dei Master in Economics, Insurance Innovation, in Finance. Quest'anno è ancora un piacere maggiore, quindi siamo stati lontani per tutto l'anno, quindi vi accogliamo con molto piacere, quindi benvenuti. Benvenuti anche a nome del presidente Giorgio Barbanavaretti, che si scusa, non è potuto essere qui con noi questo pomeriggio. Veniamo da un anno difficile in cui purtroppo non abbiamo potuto fare le lezioni in presenza. Questo credo sia un problema per tutti, in particolare credo per vari programmi del collegio. Io credo che uno dei vantaggi proprio esclusivi dei programmi del collegio, essere piccoli, è il vantaggio di stare qui, gli studenti, interagire on a daily basis, giorno per giorno, interagire tra di voi, interagire con i professori, con i docenti, e la fortuna di avere questi programmi. E quindi credo che questo sia stato particolarmente pesante per voi, lo è stato anche per noi, ci è mancato tantissimo, quindi speriamo di poter tornare in presenza quanto prima. E quindi oggi con particolare gioia, quindi ripeto, abbiamo deciso di far venire, nonostante con tutte le restrizioni del caso, farvi venire per poter celebrare. Quindi complimenti a tutti, io vi faccio i miei migliori complimenti per quello che siete riusciti a fare, per i vostri, per le congratulazioni, per i vostri achievements, e vi faccio il più grosso in bocca al lupo per il futuro, per tutte le sfide che vi attendono, sia nel campo accademico, nel campo lavorativo. E vi auguro di mantenere sempre viva la passione che avete avuto, che avete dimostrato qui quando siete stati con noi, quindi la passione a studiare, a cercare di fare sempre meglio. Ecco, questo io vi auguro di tutto cuore, che non vi abbandoni mai, e questo che vi fa sentire poi sempre di fare meglio, quindi non accontentarvi mai, ma cercare di sempre fare sempre più. Il talento è importante nella vita, ma per avere anche risultati è importante la passione, l'energia. Voi avete, facendo, insomma, lo sappiamo, avete dimostrato queste doti, questi talenti, e io spero che possiate continuare a farlo per il vostro futuro. Tanti auguri e congratulazioni ancora. E adesso cedo la parola a Elisa Luciano, che introdurrà lo speaker, Fausto Parente, che anche a nome del Presidente ringrazio per aver accettato adesso lo speaker di questo commencement. Mi fa piacere presentarvi Fausto Parente, che è direttore delle IOPA, quindi dell'autorità per le compagnie di assicurazioni e i fondi pensione. Fausto Parente, in qualità di direttore delle IOPA, si occupa quotidianamente di aumentare la convergenza della supervisione in ambito assicurativo e nell'ambito dei fondi pensione, e pertanto si occupa di proteggere i consumatori in quanto aderenti ai fondi pensione o in quanto assicurati. Complessivamente, però, il suo mandato è molto più ampio perché devono anche preservare la stabilità finanziaria, e sappiamo quanto questo tipo di enti siano importanti per la stabilità. E l'EIOPA, in quanto tale, si è occupata di tutte le grandi pratiche regolamentari che sono state portate sui vari tavoli. Si è occupata innanzitutto di Solvency 2 ed è stata responsabile, fra le varie cose, di organizzare tutti gli stress test che garantissero che questa regolamentazione, una volta messa in atto, fosse stabilizzante e non destabilizzante per il sistema. Ma si occupa poi di tutte le problematiche che sono ancora profondamente aperte, oltre alla revisione di Solvency, e quindi di ESG, delle varie direttive a protezione del consumatore, dalla POG in avanti, di intelligenza artificiale, di cyber security, che sono, come sappiamo, come gli studenti del master mi sanno bene, fondamentali nella trasformazione del settore. Fausto Parente ha il suo secondo mandato, ed è in qualità per i motivi che vi ho appena spiegato, considerato ad esempio dal Sole 24 Ore uno degli 8 italiani al vertice dell'eurosistema, insieme a Ignazio Visco, ad Enria, eccetera, cioè un'ottima compagnia. Però per voi credo che rappresenti un mentore importante, perché Fausto è, oltre ad essere italiano,
Ha una laurea italiana in una prestigiosa università che noi di finanza amiamo molto, che è Federico II di Napoli, in cui abbiamo colleghi importanti che stimiamo. Dopodiché ha fatto una carriera veloce e importante a livello appunto di regolamentazione, di policy, sia a livello nazionale che internazionale. È stato a capo della supervisione regolamentare e del direttorato di policy in IVASS, è stato a capo del servizio studi e degli affari internazionali di IVASS. Ha partecipato frequentemente al board dei supervisors di EIOPA, è stato membro del comitato tecnico dello European Systemic Risk Board. Durante una delle presidenze italiane del Consiglio europeo è stato a capo del working group sulla mediazione assicurativa per promulgare la direttiva corrispondente. È stato presidente del gruppo di supervisione assicurativa dell'EIOPA fra il 2011 e il 2016 e del comitato congiunto dell'ESA sui conglomerati finanziari tra il 2015 e il 2016. Quindi assolutamente tematica importante in quegli anni. Ovviamente è stato anche parte dei comitati tecnici e di stabilità finanziaria dell'Associazione Internazionale dei Supervisori Assicurativi, e credo che dopo tutto questo lui abbia più di tutti noi una qualche idea sul tema di cui ci vuole parlare oggi, che è The Future is in Your Hands, Looking Towards Europe. Fausto, grazie per aver accettato l'invito e vogliamo veramente sentire se alla luce della tua esperienza puoi illuminarci un po' su cosa ci attende. Beh, grazie a tutti, grazie a te, grazie alla professoressa Luciano che con tanta dedizione si dedica non solo alle tematiche accademiche, a queste iniziative importantissime che oggi mi onoro di fare, ma anche è membro quindi contribuisce attivamente, diciamo, a tutti i lavori che svolgiamo in EIOPA, nell'Autorità sulle assicurazioni e fondi pensione europea. Grazie davvero e congratulazioni ai ragazzi, a questi straordinari studenti, dottori, che congratulazioni proprio davvero sentite anche maggiormente proprio per le difficoltà che avete dovuto fare durante questo master, come ricordava prima il professore, circostanze eccezionali, lavori a distanza, cose che non si erano mai viste prima. Veramente bravi, bravi, bravi davvero. Dovete ricordarvelo quanto siete bravi nei momenti nella vita che sicuramente vi troverete ad affrontare difficoltà. Dovete ricordarvi la resilienza e la forza che avete dimostrato in questo periodo nel conseguire un master così importante in queste circostanze. Quando ho studiato io, adesso non voglio citare troppo perché sono vecchio, come la professoressa Luciano ha fatto notare, c'ho No, qualche credo come la professoressa Luciano. annetto. No, È c'ho qualche oggettivo. annetto. Hai citato talmente tante cose che non possono essere fatte purtroppo in pochi anni. E quindi, no, mi ricordavo semplicemente quando mi sono laureato io, che appunto a Napoli, all'Università Federico II, si usava fare le tesi con la macchina da scrivere, si usava portare la tesi scritta a penna in copisteria e poi qualcuno la batteva a macchina e poi la rileggevi 100 volte prima di battezzare il testo definitivo, quello che ti piaceva di più. Io invece ricordo che nonostante questo fosse il mainstream, avevo papà che usava i computer nel suo studio e quindi mi introdusse, diciamo, a questo strumento, ai programmi di scrittura, erano i primi programmi di scrittura. Io ricordo che erano veramente terribili col senno del poi, non so come si faceva a utilizzarli. E quindi molti colleghi non usavano il programma di scrittura, anche se si cominciavano a diffondere, preferivano per risparmiare tempo, si diceva all'epoca, per risparmiare tempo, scrivere il testo e portarlo in copisteria. Ecco, io invito invece tutti quanti a pensare al tempo investito
perché io mi misi lì a imparare un po' questo programma di scrittura che, appunto, ripeto, col senno di poi non era proprio un grande, no, l'antesignano di Word non ha niente a che fare con l'attuale Word. Però ricordo che il tempo investito è tornato immediatamente utile nelle fasi successive di riscrittura, di affinamento della tesi e poi ovviamente nella fase successiva di lavoro, perché all'epoca mia l'innovazione era imparare l'antesignano del Word e spendere un po' di tempo a usarlo e poi impratichirsi e poi ecco, trarne i benefici, perché innovare costa fatica, ma poi si vedono benefici. Ma tornando a noi, l'esperienza che avete vissuto in questo periodo di Covid vi deve davvero dare forza, vi servirà a ricordarvela sempre nella vita. Questa pandemia tutto ha cambiato il mondo, si dice, sembra un po' uno slogan, ma è davvero così. Siamo diventati tutti digitali, siamo diventati anche più senior, anche quelli come me sono diventati, ormai qualsiasi cosa si fa in via digitale. I più senior come me ci hanno messo magari un po' di tempo in più, si sono adattati con più ansia a questa rivoluzione digitale, ma ormai tutti, non possiamo, nessuno può prescindere dall'utilizzo della nuova tecnologia. E quindi questo ha influenzato anche le compagnie di assicurazioni, continua a influenzarlo. Come avete imparato nei mesi scorsi, le compagnie hanno una storia antica, è un business veramente centenario, però anche loro si devono adeguare, stare al passo coi tempi, innovare di continuo. E la digitalizzazione ha cambiato tutti gli step della catena del valore che produce il business assicurativo. Anche noi assicuratori, anche noi supervisori, scusate, ci siamo dovuti adeguare nella nostra attività di vigilanza e abbiamo dovuto imparare, incorporare nei nostri sistemi di vigilanza strumenti di tecnologia digitale, strumenti nuovi che non sapevamo prima come utilizzare, come trarne beneficio. Questo riguarda grande parte della società, queste difficoltà, diciamo, di adattarsi, ma non riguarda voi. Voi siete nativi digitali, le vostre abilità sono e saranno sempre più richieste. Il mondo che vi attende è fatto di cose che avete imparato, che siete usi a veramente a avere dimestichezza. Quindi sono l'invito che vi faccio, il consiglio, un po' come diceva anche il professore prima, mantenetele queste competenze digitali che avete acquisito e che avete naturali in voi. Imparate ogni giorno qualcosa in più, sfidate voi stessi, tenetevi aggiornati, sfidate voi stessi in qualsiasi aspetto della vita e pensate sempre a creare nuovi modi di fare le cose anche quando sono già, diciamo così, come dire, pacifiche il modo in cui si fa. Perché innovare richiede fatica, come dicevamo prima, ma porta sempre benefici se fatto con attenzione. Se pensate a una carriera nel settore assicurativo, e me lo auguro davvero, visto il corso importante che avete completato, allora ecco, questo è il consiglio. Tenetevi al passo con l'innovazione, con la digitalizzazione, perché il settore ha bisogno delle vostre professionalità, ha bisogno di giovani, capaci, intraprendenti, che abbiano competenze digitali e che possono contribuire a mantenere un business centenario a passo coi tempi, a adeguarlo alla nuova situazione. Dicevo, la pandemia ha cambiato il mondo. Per carità, incrociamo le dita, ne vediamo la fine, ma non è ancora finita. Però già tutti ormai pensiamo al nuovo mondo che verrà post pandemia, alla nuova normalità, a come costruire un futuro più sostenibile, appunto digitale, ma più sostenibile. Il piano Next Generation questi concetti, transizione verde e transizione digitale, non consente, se volete, tracciare un minimo di idea di quale che sarà l'evoluzione del settore assicurativo nel medio periodo. In EIOPA, ad esempio, adesso non per citare la nostra autorità, ma insomma per dare un'occhiata a quello che ai trend che ci aspettano, in EIOPA abbiamo messo la sostenibilità nell'agenda dei nostri lavori già dal 2018. L'obiettivo
era duplice, sia aumentare la consapevolezza del ruolo assicurativo degli assicuratori, del ruolo che gli assicuratori possono giocare nel mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici e quindi nel favorire un'economia più sostenibile e resiliente, e sia anche sottolineare i rischi associati alla sostenibilità, in particolare appunto ai rischi climatici, sul modello di business assicurativo stesso. Quindi imparare, insegnare, sviluppare nuovi metodi di risk management che le imprese di cui le imprese si devono dotare in vista dei nuovi tipi di rischi che devono affrontare. In vista di questi obiettivi stiamo lavorando su una serie di attività che rientrano nel cappello generale della sostenibilità, della finanza sostenibile, in cui si definisce, ad esempio, si definisce cos'è un bene sostenibile, come si divulgano, ad esempio, le informazioni rilevanti sulla sostenibilità per i consumatori, per gli investitori, e come appunto gli assicuratori stessi si debbano proteggere dai rischi nuovi, dai rischi emergenti. In una recente consultazione della Commissione europea, voglio sottolineare, la maggior parte degli intervistati non sapeva, ad esempio, se i propri risparmi assicurativi e pensioni fossero investiti in attività di finanza sostenibile. Solo il 15% era informato sotto questo aspetto. Quindi, insieme alle altre autorità sorelle, l'autorità bancaria e l'autorità sui mercati finanziari europei, stiamo lavorando affinché gli investitori siano informati sul profilo sostenibile dei loro risparmi, di come le imprese bancarie, assicurative o quel che sia investono in modo sostenibile i risparmi a cui che i consumatori gli affidano. Il punto di partenza, dicevo, è ad esempio come si fa a definire un'attività sostenibile, perché questo è fondamentale per creare certezze anche negli operatori, ma un altro aspetto è appunto come si fa a informare in modo semplice, facile, comprensibile a tutti su quali sono gli indirizzi di investimento dell'impresa. Un altro aspetto allarmante dell'esigenza di investimenti maggiori in sostenibilità sono le catastrofi naturali. Le catastrofi naturali legate al cambiamento climatico, vediamo ogni giorno le notizie terribili che arrivano sul fronte di che ne so, inondazioni, tempeste, terremoti, stanno aumentando ogni anno di più. Pensate, soltanto il 65% delle perdite economiche derivanti da eventi climatici nel recente passato il 65% non era coperto da polizze assicurative, quindi, come dire, i danni li abbiamo pagati tutti noi cittadini come contribuenti del bilancio statale. Questo 65% di perdite derivanti da eventi climatici non coperto da assicurazioni è quello che noi chiamiamo in EIOPA protection gap, cioè un divario di copertura assicurativa. Cosa si può fare in futuro per colmare questo divario? Noi abbiamo iniziato con un dashboard che dovrebbe agevolare il monitoraggio di questi rischi. Questo dashboard identifica le regioni a rischio, i fattori di rischio di questo gap di protezione e promuove, diciamo, lo sviluppo di misure preventive per fronteggiare il rischio. È una misura, certo, è una iniziativa, non servirà anche altro, ma di sicuro possiamo aspettarci dalle sfide attuali che il futuro in cui voi vi troverete a operare sarà molto più dedicato ad attenzionare gli aspetti di sostenibilità. Ho citato qui l'aspetto, diciamo, environment, cioè i rischi climatici, ma in realtà la società futura sarà influenzata molto dai tre aspetti ESG, l'avete studiati durante il corso, anche gli aspetti di non solo ambientali ma sociali e di governance sono alla base, informano l'intera azione di ripresa delle nostre economie. Quindi sarà fondamentale per tutti voi tenerli presenti, perché sono sicuro che le compagnie di assicurazione potranno svolgere un ruolo fondamentale in tutti questi ambiti. Voglio citare un ultimo aspetto, forse anche sulla transizione digitale che citavo prima. La pandemia l'ha facilitata, la sta generando, era già in corso, ma la sta facilitando ulteriormente. Il che
famosissimo sviluppo digitale, voglio anche sottolineare comunque, come ogni cosa nella vita, anche i rischi legati a questa maggiore digitalizzazione dei processi produttivi. Rischi nel settore assicurativo sono, per esempio, quelli che i consumatori possono rimanere esclusi dalle coperture assicurative, perché ad esempio a causa di algoritmi o di mancanza proprio di accesso alla tecnologia digitale. Altri rischi sono legati all'utilizzo dei dati stessi. Se non c'è un'appropriata governance nell'utilizzo dei dati, ci possono essere rischi per le persone, per i consumatori. Su questo tema stiamo lavorando in EIOPA, stiamo lavorando in particolare per rendere operativi i principi di etica digitale per le assicurazioni, aree per quali equità, non discriminazione, trasparenza, e spiegabilità dell'utilizzo dei dati sono le aree in cui stiamo lavorando. Dall'altra parte c'è anche un altro rischio, che è quello di attacchi informatici sempre maggiori e di crescente complessità. Anche qui il settore assicurativo di sicuro potrà svolgere un ruolo, perché l'offerta di coperture assicurative che è in via di sviluppo sul mercato europeo sicuramente permeerà i futuri sviluppi del settore. Quindi anche qui un altro aspetto che di sicuro, guardando le attuali sfide, influenzeranno il futuro in cui vi troverete a operare voi. Quindi più digitale, maggiore utilizzo di dati, maggiori esigenze di coperture dai rischi informatici. Questa penso possa essere la nuova normalità, una società più sostenibile e uno sviluppo digitale che serva alla maggiore sostenibilità della società. Ed è qui che entrate in gioco voi, perché questa nuova normalità sarà la vostra normalità. Ricordatevi che la vostra normalità, il vostro futuro lo potete plasmare voi secondo i principi vostri, i valori, le conoscenze che avrete sviluppati. Non tutti probabilmente sceglierete l'assicurazione come carriera, ma qualunque sia la vostra carriera, ricordatevi di quello che avete qui studiato nei mesi scorsi, e cioè, in una parola, l'innovazione, la capacità, lo dicevo all'inizio, di innovare, di essere sempre curiosi e guardare i processi con occhi nuovi per arrecare nuovo valore. Questo vale per tutto, vale per l'innovazione assicurativa, ma vale anche per altri tipi di innovazione. Quindi questo è un altro consiglio che mi sento oggi di darvi: siate curiosi, siate creativi, siate pronti a sfidare processi, diciamo così, anche consolidati. E non dimenticate di analizzare i rischi prima di agire. Da bravi esperti del settore assicurativo, i rischi si analizzano, si monitorano, si misurano e poi si possono prendere iniziative. Prima di chiudere, volevo anche parlare un attimo di Europa, mi consentirete. La mia carriera, come diceva la professoressa Luciano, mi ha portato in Europa, bah, non so neanche io perché, per caso, per scelta, per disegno iniziale. Disegno iniziale no, però insomma, forse per una serie di motivi. Sono molto, molto, molto contento di aver fatto questa scelta, perché lavorare per l'Europa mi ha arricchito e mi continua a arricchire ogni giorno, sia umanamente che professionalmente. Si lavora con uno staff dinamico, proveniente da tutta Europa, multiculturale. Ci si ritrova ogni giorno ad affrontare sfide nuove ed avere a che fare con persone diverse che ecco, arricchiscono anche semplicemente nel confronto quotidiano la propria personalità, il proprio modo di essere, di pensare. Sono tutte nello staff, sono tutte persone appassionate, tutte dedite al settore assicurativo e anche fondi pensione. Siamo tutti intenzionati, diciamo, ecco, come diceva la professoressa Luciano prima, a far sì che in Europa i cittadini ottengano il meglio dalle proprie compagnie di assicurazione. Abbiamo valori comuni, abbiamo il cosiddetto EIOPA Way, i core principles, i core value che contraddistinguono la nostra azione: dignità, opportunità, equità, team spirit, efficienza, responsabilità. Quindi questo è il mio ultimo consiglio: siate parte del futuro dell'Europa e rendete il futuro dell'Europa parte di voi stessi e della vostra vita, perché questo
Ecco, avere orizzonti ampi, e l'Europa è un orizzonte più ampio, fa parte del modo in cui si può arricchire professionalmente, umanamente, come dicevo, in modo assolutamente certo e sicuro. Quindi, concludendo, e non vi voglio tediare oltre, l'ultima cosa che vi dico è stasera divertitevi, festeggiate, siate orgogliosi del successo che avete ottenuto. Magari qualcuno di voi lascerà Torino, lascerà la Mole, il Po, ma di certo non lascerete mai, non dimenticherete mai i ricordi, le esperienze che avete costruito in questo periodo di lavoro insieme. Porterete con voi queste esperienze, questi trionfi, il lavoro duro, le notti, mi immagino, insonni, ricordo, con la testa sui libri a studiare, magari con qualche caffè per resistere al sonno. E porterete però con voi l'incredibile bagaglio di conoscenze che vi ha preparato alla fase successiva della vita. Come dicevo, siate fiduciose, abbracciate valori, idee ed opportunità che l'Europa offre e plasmate il vostro futuro. Far plasmare il vostro futuro, il futuro dell'Europa, a partire da oggi in realtà, anzi da domani, perché stasera è meglio che vi divertite. Grazie, grazie a tutti e grazie per l'invito. Grazie Fausto, grazie per le parole che hai speso per i nostri ragazzi e anche per le persone di cui tu ti circondi, perché in realtà hai anche degli italiani nel tuo team. E grazie per questa apertura sull'Europa, che sicuramente essendo responsabile della normativa di primo livello, ed essendo tutte tematiche che vengono normate, ha un ruolo fondamentale nello spronare il mercato e nel ispirarne le iniziative. Ciò detto, lascerei la parola alla professoressa Nicodano, che è il nostro secondo ospite. Sono molto contenta di avere questa occasione di incontro fisico con voi e virtuale con gli altri ragazzi che si diplomano oggi. Ha parlato di futuro e secondo me avete ragione di nutrire grandi speranze perché l'Europa è cambiata, l'Europa ci ha salvati dal naufragio durante la crisi, ci dà con il recovery plan un'occasione di investimento che non avevamo avuto probabilmente dal piano Marshall, ci obbliga per raggiungere quelle risorse a fare delle riforme che aspettiamo da 20 anni. In più, in tutto questo, voi avete un'altra occasione di speranza, che è la dimostrazione della vostra ambizione per l'eccellenza che avete dentro, perché se no non sareste arrivati qui, e il vostro bagaglio culturale. Allora, c'è una persona che ha seguito il Master in Finance, che oggi si chiama Master in Finance, Insurance and Risk Management, quando ancora si chiamava Master in Finance e veniva organizzato dal CORIPE, l'istituzione che ha preceduto il Collegio Carlo Alberto. Questa persona lo vedete qui nel quadratino ed è Fabio Della Malva, che oggi è Managing Director Global Account Manager America's Multinational Companies, basato a New York nel Corporate Investment Banking di UniCredit Bank AG. E perché abbiamo invitato Fabio come ex allievo? Beh, non solo per la sua carriera, è stata una carriera molto dinamica e io credo che sia molto dinamica, ma che la gran parte dei diplomati del master abbiano questa carriera dinamica, ma in più una carriera multiforme perché inizia come portfolio manager e poi si evolve per diverse istituzioni, si evolve dalle tesorerie per arrivare proprio al corporate investment banking. Quindi spazia, non si accontenta di un particolare ambito, né si accontenta di una particolare regione, va all'estero e poi speriamo che rientri dall'estero. Ma Fabio è stato scelto, ed è stato scelto direi quasi da Federica Gai, che tutti voi conoscete come pilastro amministrativo dei master. Credo che sia stato scelto per il suo animo gentile, cioè non è uno dei classici diplomati col coltello tra i denti. È una persona anche ironica, ha
autoironica. E quindi ve lo lascio che vi racconterà lui meglio di chiunque altro la sua esperienza. Grazie mille per la presentazione generosa, direi. Sì, è una carriera insolita e questo è di quello che voglio parlare come esempio, dei mille esempi che possono esserci e di come questo master possa preparare le persone ad affrontare un industry dove appunto uno può giocare vari ruoli, e però il messaggio fondamentale è che i tools che avete acquisito durante questo percorso sono tools eccezionali che non solo possono essere in qualche modo utilizzati da un punto di vista di hard skills, ma anche da un punto di vista di soft skills. Chiedo scusa inizialmente a tutti, agli esteti della lingua italiana, purtroppo avendo passato tanti anni fuori dall'Italia sono arrivato a un punto in cui l'inglese non è dove dovrebbe essere e l'italiano è completamente perso. Penso che a un certo punto rimarrò in silenzio, senza nulla da dire in nessuna lingua. Però sono molto contento di essere qui con voi in un momento, secondo me, molto importante. Ricordo il mio momento, era il 2004. E il master era stato un percorso duro ma molto, molto divertente. Io ho avuto la fortuna di farlo di persona e quindi anche di cementare delle relazioni importanti con tutti i miei compagni di master che ad oggi sono ancora in qualche modo attive, quindi è stata un'esperienza di vita anche importante. Congratulazioni, perché di nuovo questo è un master secondo me molto molto difficile, molto ben fatto, che prepara, che over prepara a quella che può essere qualsiasi tipo di carriera. Con oggi probabilmente finisce un percorso accademico, un percorso definito. Da domani inizia un percorso meno definito, secondo me meno complesso da un punto di vista di contenuti, ma molto più intenso da un punto di vista di decision making, nel senso che penso che le opportunità che vi verranno presentate, spero e credo, saranno delle più varie, però la capacità di decidere, la capacità di avere un piano senza aver delineato tutti gli aspetti di quel piano è fondamentale. Quando dico di non aver delineato tutti gli aspetti, intendo che c'è anche una componente emozionale nelle decisioni, ci sono degli aspetti che secondo me devono essere seguiti anche di sviluppo personale, e quindi la mia esperienza è stata quella di non seguire, diciamo, delle etichette, dei ruoli definiti, ma di cercare di disegnare un percorso e facendo sempre tesoro di quello degli insegnamenti e delle capacità dei contenuti imparati e della capacità di applicare certi tipi di skills in settori non così convenzionali, anche la capacità di razionalizzare queste opportunità. Quindi vi racconto un po' quella che è stata la mia esperienza professionale e poi vorrei sostanzialmente dare non dei consigli perché non sono nella posizione di farli, però di spiegarvi alcuni miei punti di vista che spero possano essere utili quando arriveranno questi momenti di decisione professionale. Allora, io ho iniziato, come diceva la professoressa Nicodano, facendo equity in una compagnia di assicurazione per poco, dopodiché sono passato a un competitor di Unicredit, il San Paolo IMI all'epoca,
che non si chiamava ancora Intesa San Paolo. E poi ho avuto il grande privilegio di entrare in Fiat in un momento defining per la Fiat. Era un momento in cui la Fiat stava, alcuni dicevano che erano pronti i libri per il tribunale, Marchionne era in carica all'epoca da soli 6 mesi, e io lasciai all'epoca, tra lo stupore di tutti i miei familiari, quella che era la terza banca nazionale, per andare, a detta di tutti, in un'azienda sull'orlo del fallimento. È stata l'esperienza professionale più bella finora che io abbia mai avuto, intensissima. Ho visto quello che è la prima, il dottor Parente parlava di passione, io ho visto in Fiat, ho visto la passione, l'attaccamento di tutti gli employee. Avevamo situazioni in cui non si potevano fare gli straordinari perché i sindacati erano molto tesi su questi aspetti, e c'erano persone che andavano a beggiare per poi rientrare a lavorare e poi salvare il gruppo. Quindi cioè, quell'aspetto romantico non, secondo me sarà difficile da ritrovare. E ad aver avuto a che fare con Sergio Marchionne è stata un'esperienza, ovviamente, anche se in via limitata, è stata un'esperienza unica. La Fiat poi mi ha dato l'opportunità di fatto di arrivare a New York in un momento particolare, perché io sono arrivato a New York al giugno del 2008, quindi ho avuto 2 mesi di pre-2008, e poi il mondo è scivolato in quello che è stato definito il financial meltdown, dove io lavoravo per una società industriale, le banche all'epoca erano parte del problema, e quindi siamo trovati in una situazione in cui i tools erano limitati, e tutto quello che avevamo un po' studiato era un po' da rivedere, ecco. E poi abbiamo cominciato tutta una trajectory di politiche economiche che hanno cambiato tutti i dogmi di quello che avevamo studiato, diciamo, all'università. È stato un periodo molto interessante, e poi tutti conoscete la storia dell'evoluzione da un punto di vista di mergers della Fiat, che mi ha portato poi a decidere di rimanere negli Stati Uniti. A un certo punto la mia esperienza a New York veniva un po' a concludersi, c'era un'opportunità di proseguire col gruppo al di fuori di New York, però diciamo, lì è subentrato più un aspetto personale e un amore per una città che è straordinaria. E prima che ascoltavo il dottor Parente, è bellissimo, soprattutto per quello che era il mio background, entrare in un ambiente multiculturale, e quindi ci si vuole sempre meno privare di quell'ambiente. Quindi un giorno sicuramente vorrò tornare in Italia, però in questo momento essere circondato da questo tipo di energia e da questo tipo di varietà, e per me è un aspetto che ha un valore prioritario rispetto a tanti altri fattori. Quando accompagno i miei figli a scuola mi piace vedere che sia veramente già da questo livello un ambiente dove la diversity è pronunciata, dove ci sono punti di vista, ci sono differenti culture, si discute su alcuni su tutte le festività di varie religioni, è molto interessante. Però tornando a un punto di vista della scelta di rimanere a New York, nasce anche poi un'opportunità con Citibank. Quell'esperienza è stata un'esperienza per me revealing, perché sono entrato per la prima volta, avevo sempre lavorato per multinazionali, però multinazionali con una chiara matrice italiana.
con Citibank si apre una matrice anche più internazionale per me. È un ambiente anche lì estremamente multiculturale. Mi rendo conto anche di un tipo di organizzazione diversa, ed è stato molto, molto formativo. Il mio percorso poi continua a New York con l'UniCredit, dove entro nel 2014. L'UniCredit mi chiama con un progetto molto interessante che è ancora in the making. Però siamo già arrivati a un buon punto dove per costruire, per allargare, diciamo, la base di clienti e di opportunità per il gruppo in questo mercato così, così interessante. E con l'UniCredit, mi sono trovato ad affrontare, quindi, dalla crisi del 2008, dove ero del corporate side, ci siamo trovati in questo anno di pandemia, dove di nuovo. Tutte le certezze si sono di nuovo rimescolate, e quindi siamo passati da una crisi in cui in questo caso le banche erano parte della soluzione, una crisi per molte aziende di top line, quindi voleva dire inject liquidità nel sistema, liquidità basata ovviamente non come policy maker, ma come banca, quindi a sostenere quel tessuto di clienti e di consentire diciamo, di bridgiare la pandemia. Tutto questo percorso per dire che siamo passati da assicurazioni a banche, ad aziende industriali, a varie geografie. Io ho sempre dato valore alla diversità e alla dinamicità, e quindi per me ho preso delle decisioni con alcuni, solo alcuni punti di riferimento, cioè. Non ho mai voluto diventare, diciamo, inseguire per forza un'etichetta, per forza un ruolo. E questo mi ha aiutato tantissimo nell'avere insomma, poca noia e tanta varietà. In tutto questo, secondo me, il master è stato fondamentale perché, di nuovo, razionalizzare certi tipi di scelte è sempre difficile, e quindi la mia considerazione all'interno, cioè basandomi su quello che è stato di fatto il mio vissuto, è di avere coraggio nelle decisioni e di guardare soprattutto a un job market globale. Sia a livello geografico che a livello di ruoli. La mia considerazione è di non avere alcuna preclusione, però di guardare al mondo, perché questo, anche adesso che mi occupo un po' di recruiting, mi rendo conto del livello di preparazione ottimo degli studenti italiani, e poi conoscendo questo master mi rendo conto che ci sono delle skills che vi consentiranno di affrontare qualsiasi tipo di sfida. Però è importante esserne consci. Se siete arrivati fino a qui, siete sicuramente persone molto determinate, e in un job market globale e con peers globali. Almeno quello che è stato il mio percorso di apprendimento è stato quello di cercare sempre di essere più conscio di quello che potevo fare e di trasmetterlo soprattutto alle persone che mi dovevano selezionare, cosa che non sempre, cosa che non mi è venuta naturale dall'inizio. Vivevo sempre più con gli insegnamenti di essere estremamente utile, di essere umile, di essere sempre un po' più timido piuttosto che
diciamo, forward, e quindi ho, questo è quello che ho imparato, e credo in termini di analisi relativa che abbiate molto da offrire, e spero che in questo post-pandemic, dove si parla di pent-up demand in praticamente ogni industry, le opportunità arriveranno e il decision making sia molto molto difficile per via delle numerose opportunità. Grazie Fabio. Ho visto che tutti ti guardavano, ti seguivano, credo che abbiano percepito non solo il tuo insegnamento, ma anche il tuo animo gentile, veramente notevole. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi. Pietro Garibaldi, direttore del programma Alievi. Grazie Giovanna, grazie a tutti. Io sono qui come direttore del programma Alievi, che è un programma, c'è una presentazione che non so come. Ok, che è un programma meno specialistico di quello che di cui abbiamo parlato, i due programmi di master che vi guidano direttamente nel mondo del lavoro, potenzialmente, insomma, molto professionalizzanti. Il programma Alievi è un programma diverso, un programma che accompagna gli studenti per circa 5 anni, quindi prendiamo dei giovani brillanti, tipicamente molto bravi dal primo o secondo anno dell'università, e li accompagniamo affiancandoli nel percorso universitario fino alla laurea magistrale. E quindi sono questi programmi in qualche modo che affiancano il percorso universitario. La decisione che abbiamo fatto 15 anni fa è stata quella di concentrarci sugli aspetti quantitativi delle scienze sociali, quindi sostanzialmente gli studenti che diventano allievi e completano il percorso sia triennale che biennale, sostanzialmente hanno un grosso approfondimento quantitativo, quindi che permetterà poi di entrare tipicamente o in un dottorato per andare a avvicinarsi agli studi accademici, oppure in uno di un master simile a quello di cui abbiamo parlato fino adesso, oppure direttamente nel mondo del lavoro. È un programma che esiste in qualche modo da quando quello che fu il Coripe, di cui parlava prima Giovanna, si è trasformato intorno al 2006-2007 nel Collegio Carlo Alberto, e fin da allora l'ho sempre diretto, e sono molto orgoglioso di questi allievi, di cui appunto vi ho più o meno accennato cosa sono. Devi essere iscritto all'Università di Torino e anche al Politecnico, ma tipicamente l'Università di Torino, che è uno dei nostri padri, insieme alla Compagnia di San Paolo, fondatori, come si dice tecnicamente. Quindi sono laureati o in matematica, o in statistica, o in scienze politiche, o in economia, ovviamente, iscritti all'università, e in più fanno questi corsi presso il collegio. Dallo scorso anno, però non abbiamo ancora dei diplomati dei laureati, abbiamo anche un nuovo track in Social and Political Studies, però è soltanto al secondo anno e quindi non li abbiamo. Quindi sono pochi selezionati ogni anno che ci stanno con noi per 3 o 5 anni. E dopo 3 anni, quindi sostanzialmente anche oggi, abbiamo due tipi di graduation: quelli che dopo 3 anni ricevono un diploma, quindi di fianco alla laurea che hanno ricevuto presso l'Università degli Studi, ricevono un diploma in Economics o Mathematics, o magari Economics, ma secondo di cosa hanno studiato dopo il triennio, e invece dopo il biennio ricevono un Master. Il collegio anche sostiene tipicamente gli allievi in tutti i modi possibili, anche se sono da fuori Torino, cerchiamo anche di dare a questi allievi anche la possibilità di avere uno spazio fisico per avere un'abitazione e un posto a Torino. Come vi dicevo, sostanzialmente su 10 allievi che completano il percorso, circa il 60% va al dottorato, mentre il 40% va in consulenza strategica nel settore finanziario, magari direttamente in una società assicurativa, anche senza necessariamente passare per il master, o nelle organizzazioni internazionali. Per esempio abbiamo un track record molto forte con la European Central Bank, quindi spesso
gli studenti allievi verso la fine fanno uno stage, ormai quindi un track di diversi anni presso la ICB. Quello che quest'anno avremo appunto ogni anno, questi qui sono gli ultimi, quelli di cui oggi avremo la laurea, che andranno il prossimo anno a Princeton, andranno alla London School of Economics, andranno in Bocconi, andranno alla ICB appunto come regular staff, quindi per darvi un esempio del tipo di carriera. Quest'anno abbiamo avuto esperienze di ex diplomati di master, spesso magari il prossimo anno avremo anche esperienze di ex diplomati, di allievi che ci raccontano quello che hanno fatto. Quindi penso che il mio compito adesso sia consegnare i diploma, se non cosa. Quindi io mi occupo degli allievi senior per motivi di Covid. Gli allievi junior saranno fatti in un'altra aula. Ovviamente il mio lo svolgimento, devo sempre ringraziare Matteo Ruggero che è qui, Edoardo Grillo, che senza di loro il management degli allievi non sarebbe possibile, anche tutta la faculty del collegio ovviamente che tiene questi corsi durante tutto l'anno, questo è fondamentale, oltre ovviamente allo staff. Matteo Filippi riceve il diploma ma è online, poi abbiamo Edoardo Bella che è in sala. Alessandro Chiusolo è collegato anche online, invece Luca Ghirardello è in sala. Andrea Pandolfi. Enrico Duilio Turri. E con questo abbiamo concluso i signori allievi. Ci colleghiamo con l'aula super di allievi junior. Paolo Borello. Applausino. Daniele Coppola. Raffaella Gomez Rito. Alice Mazzacurati. Luca Onifreddi. Nicola Orecchini. Alessandro Pezzulo. Benedetta Valpreda. In bocca al lupo a tutti. Perfetto, mi hanno detto ieri che dovevo parlare in italiano, allora per voi che io ho sempre tentato di provare a nascondere questo, ma un pochettino lo parlo, scusatemi. Io voglio parlarvi
per 2 secondi del Master in Economics. E il Master in Economics ho una preparazione veramente, io credo che sia veramente una sfida, perché devono prendere tantissimi corsi in tanto poco tempo, durante un anno, e sono molto orgoglioso degli studenti che quest'anno sono riusciti a prendere tutti questi corsi, soprattutto nel mezzo di questa pandemia. Sono molto, molto, molto contento per loro. Tutti i nostri corsi sono in inglese, per quello non parlo italiano, e sono tenuti da docenti reclutati delle migliori scuole del mercato del lavoro internazionale e da Wisconsin anche. Ok, hanno tantissimi, nel Master in Economics hanno tantissimi corsi, ed non abbiamo ancora il placement di quest'anno, ma in generale, un po' come nel programma Lievi, la maggior parte dei nostri studenti cominciano dottorati, e alcuni invece trovano placement Banca Italia, Banca San Paolo, Banca Centrale Europea. Allora, c'è alcuni vanno per dottorati, altri vanno nel DIT. Quest'anno abbiamo cominciato una cosa e sono molto contento anche, seguendo le cose che fanno il Master in Finance, abbiamo anche un servizio di coaching per i nostri studenti. Solamente ne abbiamo 2 qui. Ok, allora posso cominciare? Federica Esposito è collegata online. Matteo Ferraro. Dario Gori e Tommaso Meani sono collegati online. Elisa Pistoli, alunni. Stefano Usai è anche collegato online. Passiamo al Master in Finance. Buonasera a tutti, rappresento il Master in Finance Insurance Risk Management come direttore esecutivo. Dico giusto poche parole sul programma. Questa è un'iniziativa comune dell'Università di Torino e del Collegio Carlo Alberto. Come è già stato menzionato, esiste da moltissimi anni, da più di 20 anni, precedentemente con il CORIPE e poi da più di 10 anni con il Collegio Carlo Alberto. È un master di secondo livello, è un programma molto quantitativo, abbastanza di elite nel panorama italiano. In particolare il master è stato incluso in dei ranking importanti. Risultiamo primi in Italia, sesti in Europa e 20esimi nel mondo nel ranking di RiskNet dei master in quantitative finance. La classe di quest'anno, che oggi andiamo a consegnare i diplomi, consiste di 16 studenti che hanno svolto un programma molto fitto, molto, molto impegnativo. E il nostro programma include corsi più accademici, così anche come corsi tenuti direttamente da personale delle imprese che supportano il master, e quindi hanno uno spettro molto ampio, diciamo, della disciplina e anche diversi punti di vista su di essa. E qui trovate sulla slide lo storico del placement del master, quindi ci sono moltissime player importanti nell'industria finanziaria e assicurativa, e abbiamo anche un discreto numero di nostri studenti che dopo il master intraprende il dottorato in materie legate a finanza.
stiamo preparando la nuova edizione e avremo una classe anche molto ampia il prossimo anno. Una cosa importante da menzionare è che il master, che crediamo sia un prodotto di alta qualità, non potrebbe esistere senza il supporto generoso dei nostri sponsor, in particolare gli sponsor che ci aiutano a offrire ottime condizioni di accesso a molti dei nostri studenti. Questo ci permette di focalizzare le ammissioni al master sul merito dei ragazzi, sul loro talento, e questo quindi ci permette di aumentare, diciamo, la qualità di tutto il programma formativo. In particolare, lasciatemi menzionare i nostri sponsor principali, Intesa San Paolo, Fondaco, IMSS, Prometria, Poste Italiane e Banca del Piemonte, che ci supportano offrendo borse di studio a alcuni dei nostri studenti, e oltre a loro molte altre imprese supportano il master attraverso corsi e anche altre attività come career days, company visits e appunto corsi più di tipo professionalizzante. Vado adesso a procedere con la consegna dei diplomi. Mi permetterò solo di ringraziare il direttore Giovanna Nicodano, che ha fatto un lavoro enorme in questi anni. Credo sia tutti grati a lei e anche al lavoro di Cristiana Moretti e Federica Gaio, senza cui era impossibile portare avanti, secondo me, un prodotto di questa qualità. Ballarin Massimiliano. Banchetti Edoardo e Basso Alberto sono collegati online. Boffo Giulio. Boscaino Federico. Anna Sveronica è collegata online. Carbotti Giulia. Cardillo Luigi e Cinelli e Alfredo sono collegati online. Ferrari Ilaria. Foderaro Michele e Gapsi Stefano sono collegati online. Modolo Riccardo. No, forse non è arrivato. Monducci Riccardo. Stanga Enrico. Traglia Riccardo è collegato online. E con questo abbiamo concluso Master Mafia e passiamo al Master in Insurance Innovation. Master in Insurance Innovation è... il nuovo arrivato fra i master del collegio è sicuramente una creatura complessa, ed è una creatura complessa anche in questa parte finale, perché dobbiamo fare due cose. Una è di dare i diplomi, e c'è qui con me Eleonora, che anche lei è abbastanza nuova rispetto al collegio, quindi non osa avvicinarsi. Noi di casa andiamo avanti, indietro, così, però Eleonora, vieni qua perché hai fatto tantissimo lavoro, così come l'hanno fatto
così come l'hanno fatto Federica, Cristiana Moretti, Simone Alfiero e tutte le persone che, come i ragazzi sanno, hanno interagito con loro e hanno studiato questo master e l'hanno realizzato. Però dicevo, è una creatura complessa perché oggi dobbiamo fare non solo la consegna dei diplomi, ma dobbiamo fare la consegna di un premio al merito a due degli studenti del master, che è offerto dalla Fondazione Corradetti, e i ragazzi non sanno chi sono i destinatari e non sanno neanche bene i termini di questo premio che abbiamo lasciato come sorpresa finale. E per questa consegna io poi cederò la parola a Paola Corradetti, la quale vi spiegherà esattamente in che cosa consiste. E Paola, la tratteniamo dal raccontare la sua esperienza, che è molto simile a quelle che abbiamo sentito oggi. Comunque, torniamo al master. Il master è promosso da Intesa San Paolo, il gruppo, e Intesa San Paolo Vita, la divisione assicurativa, da Reale Mutua e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Ha anche un congruo numero di partner accademici, che sono i due dipartimenti della Scuola di Management ed Economia, sia quello di Management sia ESOMAS. Dà un diploma congiunto col Politecnico di Torino, ovviamente è stato realizzato e costruito all'interno del Collegio Carlo Alberto. Insurance Innovation io credo che dica tutto quello che i ragazzi hanno appreso e del contenuto di questo master, che è essenzialmente un master che non poteva stare sui libri, e quindi abbiamo avuto veramente bisogno dei nostri sponsor per andare a vedere che cosa insegnare ai ragazzi, come insegnarlo e qual era la frontiera fra la teoria e la pratica, in modo da portarli forse un pochino più avanti di quello dello stadio in cui sono le compagnie oggi, e per dare loro la possibilità di essere utili anche domani e dopodomani. Quindi c'è stata una forte integrazione fra quello che erano temi più di business, di strategia, temi di tecnologia e temi economico-assicurativi. Per questo anche abbiamo avuto una compagine di studenti che avevano delle formazioni diverse. Ne abbiamo avuti 20 che hanno completato il programma, hanno seguito 12 corsi, hanno avuto 68 relatori fra docenti accademici, rappresentanti delle istituzioni, manager, eccetera, eccetera. E hanno condotto un project work, che era un progetto all'interno degli innovation lab delle imprese, più uno stage di tipo più tradizionale. Questi sono i ragazzi che adesso sono tutti lì e che chiameremo man mano e al quale diamo il diploma, e poi appunto lascerò la parola a Paola per la parte finale. Okay? Amato Valentina. Bozzo Ludovico. Costanzo Federico è collegato online. Trapanzano Giulio. De Masi Pierluigi. Epifani Lorenzo.
Fausta Moro Enrica. Garibaldi Giulia. Latella Enrico. Mambrini Carola. Monaco Michele. Neiroz Chiara. Paschetta Andrea. Pastano Michele. Polino Simone. Real Muto Elena. Sperduto Valentina. Non c'è Sperduto Valentina. Allora andiamo avanti con Tullini Yvonne, poi recuperiamo. E Voiron Luisa. E che fu Romuald è collegato online. Grazie, grazie alla professoressa Luciano. Sarò breve perché sono quella che vi sta trattenendo dai festeggiamenti, non voglio togliere il suo tempo prezioso. Abbiamo deciso di assegnare due borse di uguale entità a due studentesse, quindi inizio già a dare degli indizi, ma non rivelo ancora i nomi, del Master in Insurance Innovation, e sono due borse assegnate dall'associazione Roberto e Paolo Corradetti, e vi racconto un po' la storia di questa associazione. Roberto Corradetti era il mio papà, era un professore di statistica qui all'Università di Torino, facoltà di economia, all'epoca chiamata facoltà di economia. Il professor Corradetti si è sempre adoperato per i suoi studenti. Lui credeva che la formazione, l'istruzione e la condivisione della formazione fossero strumenti indispensabili al successo.
e non solo un successo professionale, ma un successo di vita. Prima di morire chiese alle sue figlie, a me Paola e a Laura, di continuare in qualche modo quest'opera, di continuare nella formazione dei giovani legati alla realtà dell'Università di Torino. Ed è proprio per questo che io, Laura, mia sorella, insieme alla dottoressa Stramaglia, abbiamo creato l'associazione Roberto e Paolo Corradetti. Paolo era nostro fratello mancato alla tenera età di 4 anni. Sono due borse per noi molto importanti, piccoli ammontari, perché siamo un'associazione locale, facciamo quello che possiamo, ma spero che siano un segno per le due vincitrici e un po' per tutti voi nella speranza e nella crescita del futuro. Prima di dare i nomi voglio fare un augurio personale, che è l'augurio che mio padre avrebbe fatto ai vincitori, alle vincitrici e ai giovani in generale, ed è quello di non smettere mai di imparare. Ogni giorno della vostra vita non smettete mai di imparare. E il momento in cui viene meno la possibilità di apprendere, lasciate quello che state facendo e iniziate qualcosa di nuovo. Anch'io, come Fabio, l'ospite che abbiamo ascoltato, vivo a New York. Se qualcosa mi è stato insegnato dalla società americana è: the sky is your only limit, so never stop trying to achieve your dreams. E non importa se non ci riuscite, in realtà l'importante è il percorso, e non abbiate paura di rischiare, sempre rischiate. E se cadete, vi rialzate, e vi rialzate più forti di prima. Adesso basta, i nomi. Abbiamo due ragazze che si sono distinte per meriti nel Master in Insurance Innovation, e sono Chiara Neiroz e Yvonne Tullini. Chiara e Yvonne. Yvonne Tullini anche. Complimenti a tutti.